Bando per ex e polemiche per i dipendenti. La società che si è aggiudicata l'appalto non avrebbe rispettato i criteri per assumere il personale il servizio della riscossione dei tributi torna argomento caldo. Morta al pronto soccorso, avviate le indagini. Si sono svolti ad Agnone i funerali della donna di 61 anni deceduta al Veneziale, ispezione interna dell'azienda sanitaria e fascicolo aperto dalla Procura. Appello per l'Albino, patrimonio a rischio. La Biblioteca di Campobasso, centro culturale della città. Da più di un secolo e mezzo la gestione, il personale allo sbando anche dopo la riforma del Rio, regione ancora inadempiente. Anche i vescovi contro le trivelle. A Termoli Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, parla dell'importanza dell'ambiente. La Chiesa chiede di compiere scelte responsabili. Al Palavazzeri lavori di pulizia dopo la denuncia di Telemolise sul degrado in tribuna stampa, il comune di Campobasso corre ai ripari in serie D gare salvezza per Isernia e Agnone. Benvenuti al nostro telegiornale. Ex esattorie, polemiche e proteste per le decisioni assunte dalla società che si è aggiudicata il bando regionale per la riscossione dei tributi. Non avrebbe rispettato i criteri stabiliti dall'appalto per l'assunzione del personale dell'ex esattorie. Sentiamo i dettagli da Enzo Di Gaetano. La RT, aggiudicataria della gara regionale per la riscossione dei tributi, non starebbe mantenendo fede agli impegni sottoscritti per la riassunzione del personale dell'ex esattorie. Il grido d'allarme e le proteste arrivano da numerosi ex dipendenti della società dei fratelli Marcucci che lamentano favoritismi e abusi. In particolare i lavoratori rimasti fuori affermano che l'azienda aggiudicataria del Bando per la riscossione tributi locali della Regione Molise, la RTI, Dopo i colloqui individuali, ha contattato per le assunzioni solo 6 persone su 68, la cui scelta, dispetto di quanto contenuto nel bando, non corrisponderebbe a nessun criterio, né di anzianità né di esperienza professionale. La RT, infatti, si sarebbe aggiudicata la gara presentando un'offerta che prevedeva il totale riassorbimento nel tempo degli ex dipendenti di Esatori SPA prendendo così, anche grazie a questo criterio, il punteggio più alto. Ad oggi però, dicono gli ex dipendenti, le persone riassunte sono solo sei, ben inferiori al numero che avrebbe assunto l'ultima azienda in graduatoria, Equitalia, che subito avrebbe ripreso in servizio 14 unità, senza contare, chiudono gli esclusi, che tra i sei prescelti c'è anche una persona con appena un anno e mezzo di anzianità, rispetto ai 25 anni di molti ex dipendenti restati fuori. Insomma l'ennesima presa in giro di un governo regionale che ha lasciato passare due anni senza fare nulla e che continua a mietere vittime tra i lavoratori molisani. La gran parte dei comuni nel frattempo si è organizzata autonomamente o si è affidata a Equitalia. La giustificazione data agli esclusi sarebbe stata quella che, potendo contare solo sulla riscossione del bollo auto, non si sarebbe potuto mantenere fede all'impegno di assumere subito una quantità di personale almeno uguale a quella garantita da Equitalia. Ma di aver comunque programmato 14 assunzioni, 6 subito e 8 a seguire. Ma c'è anche da aggiungere che se l'unico servizio attualmente in funzione è quello del bollo auto, nessuno tra gli ex esatorie che curava il bollo auto è stato assunto. Insomma, un gran pasticcio che porta la firma di Petra Roja, ex responsabile del lavoro e del governatore. Per questo gran parte degli ex dipendenti, delusi e amareggiati, non si fida e si sta organizzando pensando di presentare un ricorso legale per far annullare l'affidamento alla RT con la motivazione che il criterio del riassorbimento del personale è stato clamorosamente violato e per questo la gara è da rifare. Vedremo quello che accadrà ma l'impressione è che si tratti dell'ennesimo contratto firmato ai danni dei lavoratori molisani. Si sono svolti questa mattina ad Agnone, nella chiesa di Sant'Emidio, i funerali della donna di 61 anni deceduta al pronto soccorso di Isernia dopo quattro giorni passati nell'attesa di essere trasferita nel reparto di medicina. La direzione regionale della salute ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze di quanto accaduto e martedì prossimo andranno a Isernia gli ispettori della regione per ascoltare il primario del pronto soccorso, Lucio Pastore. Un fascicolo contro ignoti invece... È stato aperto dalla Procura di Isernia. Ancora la sanità, ma con i piani operativi presentati dal commissario Paolo Frattura al Consiglio regionale, che continuano ad essere oggetto di una contestazione diventata ormai generale anche ad Agnone, dopo quelli di Campobasso e Isernia. I comitati ricordano al governatore di aver assunto impegni che non è stato in grado di mantenere. Sentiamo Pasquale Di Bello. Non solo Cardarelli la polemica sul piano di riordino del sistema sanitario allestito dal presidente commissario Frattura si estende e arriva anche al San Francesco Caracciolo, l'ospedale di Agnone, a cui è stata riconosciuta la qualifica di ospedale di zona disagiata. A leggere però bene il piano operativo, ci si accorge che l'agognata salvezza del presidio ospedaliero di Agnone rischia di essere vanificata da quella che all'apparenza assume i contorni di una svista, ma che nella sostanza più di uno ritiene una deliberata volontà quella di salvarlo sì il caracciolo ma a metà in buona sostanza per il riconoscimento di ospedale di area disagiata mancherebbe al caracciolo una caratteristica fondamentale la previsione all'interno del nosocomio dell'attività chirurgica il primo a lanciare l'allarme è stato don francesco martino responsabile per la pastorale diocesana di trivento e a seguire si sono unite le voci dei rappresentanti dei comitati la previsione dell'attività chirurgica è requisito fondamentale Fondamentale per il riconoscimento di ospedale di area disagiata e a stabilirlo sono gli standard ministeriali previsti dal decreto Balduzzi il 70 del 2015. Eppure, lo stesso Frattura, ricordano Don Francesco Martino, e i comitati, in più di un'occasione ha sostenuto di voler mantenere gli impegni presi col governo centrale in favore di Agnone. Ma si sa, il presidente del Molise è un buon tempone e magari a quest'ora gli impegni presi se li è già dimenticati, come è accaduto in altre circostanze e sempre in ambito sanitario. Insomma, se Sparta piange, Atene non ride, e se a Campopasso è già partita la contestazione al piano frattura, anche altrove cominciano ad accendersi focolai di rivolta contro una ricetta che al momento sembra non piacere proprio a nessuno. È in programma nel pomeriggio alle 17 all'Hotel Meridiano di Termoli l'incontro sulla sanità voluto dal Comitato San Timoteo. Si parlerà dei nuovi piani operativi e dei problemi che riguardano gli ospedali del Basso Molise. Sono previsti gli interventi del Governatore Paolo Frattura, del Direttore Generale Marinella D'Innocenzo e del Direttore dell'Asrem Mauro Pirazzoli. Il Comitato, guidato da Nicola Felice, auspica che dall'incontro con gli amministratori cittadini Arrivino notizie rassicuranti e positive per il futuro del distretto sanitario di Termoli-Larino. In centinaia hanno dato l'ultimo saluto a Francesco Civerra, il giovane di Campobasso stroncato da un infarto i funerali nella chiesa gremita di San Giuseppe Artigiano. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La chiesa di San Giuseppe Artigiano non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Francesco Civerra, il giovane trentenne di Campobasso stroncato da un infarto. Fuori, ad attendere l'uscita del feretro, amici, tantissimi giovani e un nutrito gruppo di vigili del fuoco, alcuni arrivati anche da Termoli perché Francesco prestava servizio in maniera discontinua nella caserma dei vigili del fuoco di Campobasso. Una cerimonia toccante, al termine della quale i mezzi dei vigili del fuoco hanno attivato le sirene tra la commozione generale. Poi l'uscita del feretro, preceduta da una grande foto che ritrae Francesco in un momento spensierato della sua breve esistenza, mentre tutto intorno si diffondevano le note della canzone di Vasco Rossi: un senso. Sì, perché una morte così tragica e assurda, un senso davvero non ce l'ha. I genitori familiari straziati dal dolore hanno avuto però la forza di ringraziare tutti. Grazie, questa è una festa, ma non lasciateci soli, la frase, è quasi un'invocazione, pronunciata dalla madre. Poi il feretro è stato caricato sul carro funebre, mentre in cielo venivano liberati palloncini rossi e bianchi a forma di cuore. Sono volati leggeri in alto, lontani da questa terra come lo spirito di Francesco che da questa terra si è allontanato troppo presto. Questa mattina, a seguito delle decisioni della Cassazione, la Finanza ha restituito all'ITR i 120.000 capi ferre di sequestrati. A seguito della sentenza della Cassazione, la Procura di Isernia ha comunque chiesto e ottenuto il mantenimento del sequestro delle materie prime usate per la produzione dei capi ferre. Novità in vista per la San Giovanni Bosco di ISernia, presto i bambini della primaria saranno trasferiti in un nuovo stabile ma non torneranno da Cicchetti, lo ha detto il commissario Saladino durante un incontro eh, convocato anche per fare chiarezza sulle vicende della eh, segretaria comunale del personale part-time. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. In tempi ragionevoli, i bambini della scuola primaria della San Giovanni Bosco traslocheranno dalla vecchia sede, ma non torneranno nell'edificio messo a disposizione dai Cicchetti, bensì in un altro stabile. Lo ha annunciato il commissario al comune di Sernia, Vittorio Saladino, durante un incontro convocato per fare chiarezza sulle polemiche generate da una serie di provvedimenti assunti negli ultimi mesi. Abbiamo individuato Cecchetti, questa soluzione non sta bene ai genitori dei bambini, stiamo vedendo altre, nell'immediato, altre soluzioni che abbiano i requisiti di sicurezza al completo. Quindi stiamo, siamo già in, in addirittura di arrivo per quanto riguarda una nuova... Una nuova sede. Scuole a parte, Saladino ha voluto mettere una volta per tutto le cose in chiaro, motivando una per una le proprie scelte, come ad esempio la decisione di cambiare segretario comunale. Siccome la legge mi consente dopo 60 giorni di aprire un concorso, ho, ho aperto il concorso. Tant'è vero che sono pervenute 30 domande di segretari di, 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 tutta, di tutta Italia. Non discuto sulla professionalità, eh, sulla capacità di chi attualmente svolge questo concorso. Ma eh, ripeto, ognuno ha le sue esigenze, a me piace essere operativo, portare avanti dei lavori e quindi vorrei una persona che sia sulla mia stessa lunghezza d'onda. Il commissario ha spiegato anche il perché della decisione di premiare i lavoratori part time. Eh, saranno oh, prese in considerazione tutte quelle persone che hanno dimostrato un certo impegno, che hanno svolto un lavoro più di quello pagato quindi sono quei, verranno premiate tutti quei dipendenti che non portano diciamo la sveglia al collo, nel senso che finite quelle ore se ne vanno. Saladino ha inoltre annunciato il recupero di un mutuo per sistemare la piscina, il via ai lavori nelle borgate per asfaltare le strade interessate dal passaggio della rete del gas e ha spiegato perché il Comune ha deciso di rinforzare il proprio organico. Non sono vere e proprie assunzioni, si farà una selezione di quelle persone che presenteranno la domanda. Noi abbiamo pensato di coprire le esigenze del settore tributario, perché purtroppo in questo comune le entrate non vengono curate, ma non per malavoglia, ma perché mancano le unità, è un lavoro oneroso, ecco perché due ragioniere, due contaboli più esattamente, e due eh, eh, amministrativi. Devo coprire le esigenze del settore finanziario perché le entrate sono un fattore importante, è quello che dà la possibilità al comune di crescere. Torniamo adesso a parlare della biblioteca albino di Campobasso che da mesi versa in condizioni di difficoltà e rischia la chiusura definitiva. Un dipendente della struttura ha scritto una lettera al governatore Paolo Frattura per sollecitarlo a trovare una soluzione, sentiamo Silvia Valente. Il Molise rischia di perdere la sua più grande e importante biblioteca, un patrimonio di oltre 130.000 volumi che dal 1861, anno della sua nascita, ha contribuito ad arricchire il bagaglio culturale di generazioni. La sua gestione, da sempre affidata alla provincia di Campobasso, ha subito un capovolgimento con la riforma del Rio, che ha tolto all'ente ogni funzione di coordinamento. Il problema non è solo politico: le conseguenze si fanno concrete quando ci si trova ad affrontare il problema dei dipendenti della biblioteca, che in qualità di funzionari pubblici provinciali si sono trovati all'improvviso in mobilità. La regione avrebbe dovuto esprimersi come stabilito dalla legge di stabilità da poco approvata in Parlamento, ma ad oggi non è ancora successo. I lavoratori dell'albino ora sono in una sorta di terra di nessuno, come ha dichiarato Giovanni di marzo. Il dipendente della provincia assegnato alla biblioteca ha deciso di scrivere una lettera al presidente Frattura per sollecitarlo a trovare una soluzione. Con i miei cinque colleghi, direttore compreso, ha scritto di marzo, siamo in mobilità da circa un mese. Ad esempio, la biblioteca non acquista i giornali da un anno e i libri addirittura dal 2014. Le 12 persone che collaboravano con noi sono andate via da un anno esatto a concluso. Una situazione difficile che necessita di un intervento rapido e incisivo per scongiurare la chiusura di un'istituzione così importante. La biblioteca pubblica è, per definizione dell'UNESCO, una via di accesso alla conoscenza, una condizione essenziale per l'apprendimento che dà indipendenza nelle decisioni e favorisce lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Sopprimerla significa negare tutto questo. Negare l'accesso alla conoscenza è un atto che non trova giustificazione morale, ma la richiesta dei dipendenti dell'Albino trova riscontro anche da un punto di vista giuridico. Alla Regione, infatti, il Parlamento ha assegnato nuovi compiti sulla base della legge di stabilità, fra cui quello di nominare un commissario per risolvere, in caso di inadempienza, i problemi del personale di gestione ed economici. Dopo il calo registrato nel secondo trimestre del 2015, aumentano del 32% le esportazioni in Molise, da inizio anno la crescita tendenziale dell'export regionale, più 9,4%, supera il risultato nazionale, più 4,2%, e quello medio delle regioni meridionali, più 7,9%, lo rende noto l'Unione Regionale delle Camere di Commercio. E nasce da lunedì prossimo, con l'insediamento del consiglio camerale, la Camera di commercio del Molise. Spariscono così contestualmente le Camere di commercio di Campobasso e Isernia, lo ha annunciato il commissario ad acta della Camera di commercio, Lorella Palladino. Sulle trivellazioni e la difesa eh, dell'ambiente occorre una scelta di responsabilità e nessuno deve rimanere spettatore pur mantenendo il proprio ruolo. L'arcivescovo di Taranto e presidente della CEI per il lavoro Filippo Santoro lo ha ribadito a Termoli dove ha presentato il eh, messaggio di Papa Francesco per la giornata della eh, pace, Fabrizio Fionero. Vincere l'indifferenza per conquistare la pace. Il messaggio di Papa Francesco è stato presentato a termoli dall'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, un'occasione per affrontare anche altri temi come la difesa dell'ambiente, le trivellazioni e lo sviluppo sostenibile del territorio. La necessità di, di condividere, di prendere l'iniziativa, a me è successo in varie circostanze anche nella situazione dell'Ilva a Taranto, di far venire ministri dello Stato, ma sempre con una preoccupazione di pastore per il bene delle persone, sia quelle che hanno il problema della salute, sia quello che hanno il problema della precarietà del lavoro, sia in questo caso delle trivellazioni non solo del, dell'Adriatico ma anche dello Ionio e perché deve essere giustamente creata una mentalità e qui questo si può conseguire, si può raggiungere. L'incontro voluto dal vescovo Gianfranco De Luca è stato moderato da Luigi Catelli del Centro Pastorale di Cultura e Dialogo. Santoro, responsabile della CEI per i problemi sociali e il lavoro, si è soffermato sul contenuto del messaggio del Papa per la giornata della pace, aprendosi all'attualità, all'impegno condiviso per favorire il dialogo tra le culture. Molti che si dichiarano indignati per le guerre, per il terrorismo, sono i finanziatori del terrorismo, quindi della corruzione e quindi dell'ingiustizia. Perciò il, il Santo Padre eh, propone azioni concrete e soprattutto la, la formazione di una cultura della, della solidarietà, della misericordia, dell'accoglienza dell'altro, del prendersi cura dell'altro. Per Santoro un'esperienza missionaria in Brasile durata 27 anni, ora la guida della diocesi di Taranto e l'impegno per favorire anche progetti dedicati al lavoro e all'inclusione sociale. La differenza tra la situazione occupazionale del sud e quella del nord è ancora molto grande, perciò eh, lì al tempo opportuno bisogna denunciare. Ma io ho presente un'iniziativa interessante che è il progetto Policoro che rende i giovani protagonisti sia nella capacitazione e poi nella ricerca di lavoro, eh, e, ma anche le autorità, i responsabili devono offrire opportunità. Non dobbiamo noi del sud aspettare che tutte le grazie ci vengano dall'alto, ci dobbiamo muovere, rimboccare le maniche e trasformare le, le circostanze difficili in momenti in cui possiamo costruire qualcosa in positivo. Il Santuario Italico di Pietra Abbondante, il Museo Nazionale del Paleolitico e il Museo Archeologico di Sepino sono i luoghi di cultura che, nel corso del 2015, hanno registrato un incremento del numero dei visitatori e, quanto emerge dai eh, dati diffusi dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nel 2015 gli introiti per i 13 luoghi di cultura statali del Molise sono stati 28.464 euro, con un aumento. Del 61% rispetto al 2013. E adesso vi parliamo dell'interessante mostra fotografica Non aprire che all'oscuro, curata da eh, Flavio Brunetti all'ex Gil di Campobasso. Esposte foto di 100 anni fa che raccontano Casacalenda, ma anche il Molise in un intreccio di piccola e grande storia. Sentiamo. Foto che raccontano il passato, volti di uomini, donne e bambini di cento anni fa, nessun sorriso di fronte alla macchina fotografica, quella macchina che doveva apparire così strana all'epoca, capace di dare immortalità a un attimo, una situazione, di raccontare i posteri, un evento, un pezzo di storia personale ma anche collettiva. Foto esposte alla ex Gil di Campobasso per la mostra Non aprire che all'oscuro. Curata da Flavio Brunetti, scatti che parlano del Molise, del meridione di emigrazione, di volti segnati dalla vita, dalla fatica, anche dalla miseria. Il poliedrico ingegnere Campobassano, fine artista e intellettuale, ha realizzato un catalogo che è un suo racconto, nel quale spiega come è venuto in possesso di un migliaio di lastre fotografiche dei primi del Novecento, l'acquisto casuale da due robi vecchi di fronte allo studio, la scoperta che quelle foto da sviluppare finite in Puglia erano state scattate a Casa Calenda da Luigi Mastrosanti e il destino ha voluto che arrivassero a Brunetti. A lui è toccato dare luce, vita, volti a chi non c'è più a quelle lastre. Nel catalogo Flavio Brunetti ha creato una sorta di antologia di Spoon River molisana, dando corpo e storia agli sposini agghindati per la festa, ma con le scarpe schizzate di fango. Allo sposo dai capelli a cespuglio, a quei giovani pronti a partire per il fronte, a chi invece stava per emigrare, ai contadini, a ritratti di famiglie, donne... Con i mariti lontani o che si mostravano i promessi, al matrimonio per la strada polverosa, con le galline a scorrazzare un falegname con la bara sulle spalle, il contrasto della vita e della morte, la tenerezza poi di quello scatto che ritrae la mamma di Brunetti di Casa Calenda che abitava vicino al fotografo ha scoperto con un tuffo al cuore l'ingegnere, sviluppando le lastre. Banalmente si potrebbe pensare che la fotografia, fermando il tempo ferma anche lo spazio e quindi dà la morte. Invece non è così. In una sorta di metempsicosi la fotografia riesce a dare la vita, a restituire i sogni alla materia e la materia diventa essa stessa sogno. Foto tenere ma anche amare, dolorose, come quelle dei volti dei morti, del giovane nella bara, dei bambini, della donna con in braccio il corpicino senza vita della figlia, come una pietà. La mostra di Brunetti, sotto l'egida della Fondazione Molise Cultura, resterà aperta fino al 28 febbraio e ci saranno anche eventi collaterali, incontri. Allestito pure uno spazio con la riproposizione di una stanza da posa di un fotografo di un secolo fa. Una mostra interessante da visitare. La voce di Camilla è il titolo del cortometraggio scritto e diretto dal regista di Campobasso William Mussini che ha vinto per l'Italia l'Euro Film Festival 2016 che si è appena concluso in Spagna. Il corto racconta la storia di una madre, di una figlia e di una rinascita. L'interprete femminile Simona Vaccarella è una scoperta dello stesso regista, come pure la scommessa vinta della piccola Camilla. De Luca, atleta di ginnastica ritmica, il ruolo maschile è stato affidato a Giulio Maroncelli, già noto attore campobassano. Inglese, informatica, innovazione, presentato alla Giovanni XXIII di Isernia il piano di formazione didattica che prevede corsi di informatica, laboratori scientifici e soggiorni all'estero per gli studenti della scuola media Isernina, il servizio di Enzo di Gaetano. giornata speciale per la scuola media Giovanni XXIII di Sernia, l'istituto guidato dalla dirigente Rossella Simeone ha illustrato la sua offerta formativa con tutte le novità presentate dal collegio dei docenti, dall'aula di informatica al corso di programmazione con un campionato finale previsto in primavera a Caprocotta per premiare il più bravo programmatore in erba, passando poi per i laboratori di scienze italiano e lingue straniere. Spain. Ok, read the question: region e qual è il nome del mare che attraversa Catalogna? Senza dimenticare i laboratori di musica e orchestra. Un'offerta formativa che prevede anche soggiorni all'estero con il programma Comenius per gli studenti più meritevoli e con lo sport in primo piano. Infatti anche quest'anno un gruppo dei ragazzi della Giovanni XXIII sarà protagonista di una settimana bianca sulle piste di Campitello. Le proposte della scuola sono state illustrate in una giornata dedicata tutta ai genitori e agli alunni delle quinte elementari delle scuole isernine per far conoscere loro l'offerta formativa di una delle più competitive scuole medie della regione Molise. Sono tante le comunità che in Molise si stanno preparando alla notte dei fuochi di Sant'Antonio Abate. Vediamo gli appuntamenti ad Acque Vive di Frosolone, Torella del Sagno e Campobasso. Per questo fine settimana sentiamo Patrizia Testa. Il Molise si prepara a festeggiare Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Tanti falò saranno accesi tra il 16 ed il 17 gennaio. Ad Acque Vive di Frosolone tutto si svolgerà nella notte del 16. Sabato sera si accenderà il fuoco. Tradizione vuole che poi le squadre, sia di Acque Vive che quelle provenienti dai paesi vicini, come Duronia, Civitanova ed anche Frosolone Centro, percorrano le vie del paese intonando canti di ringraziamento perché ad Acque Vive sono molti gli allevatori devorati. Al Santo. La domenica inizierà con la celebrazione della Santa Messa a cui seguirà la benedizione degli animali. A Torella, la mattina di sabato 16, i giovani cantori di Sant'Antonio animeranno la funzione in chiesa per partire poi alla volta dei fuochi, 16 quest'anno quelli accesi tra le strade del paese, Contrade e Rioni. La sera, in piazza San Rocco, che ospiterà il falò più grande, uno stand gastronomico di prodotti tipici accoglierà i visitatori. Anche il quartiere di Sant'Antonio Abate a Campobasso si sta preparando a vivere questa antichissima festa, da qualche anno riproposta con successo. Il 16 sarà raccolta la legna e preparato il falò. Domenica 17 il fuoco e gli animali saranno benedetti. Nel pomeriggio si porterà in processione il santo e l'arcivescovo Bregantini celebrerà la messa. Infine, in serata, un momento musicale a cura di Nicola Mastropaolo: uno spettacolo che proporrà canzoni campobassane mai tunate. Tanti allora gli appuntamenti per onorare il patrono degli agricoltori e protettore degli animali domestici. E' tutto, termina qui il nostro TG delle 14, dopo la sigla le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport, noi ci rivediamo intorno alle 15. Buon pomeriggio.